via! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. A una settimana dall'arrivo di Steve su Smash, i giocatori iniziano a prendere confidenza col personaggio, ma è emerso anche qualche problemino tecnico derivato dalla non perfetta implementazione delle meccaniche di blocchi e crafting. Insomma, c'era da aspettarselo che dopo la Major Update, la 9.0.0, ne sarebbe seguita un'altra a breve termine per sistemare bug vari, e così è stato. La 9.0.1, uscita in mattinata, ha portato delle piccole modifiche che andremo a esaminare. Ma attenzione, perché Sakurai e il suo team hanno censurato il gioco, non scrivendo tra l'altro nulla nelle patch notes. Infatti uno degli elementi più volgari mai visti all'interno della saga è stato rimosso nel silenzio più totale. Curiosi? Beh, prima di iniziare vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Durante la presentazione di Steve, Masahiro Sakurai aveva sottolineato quanto fosse stato difficile implementare la meccanica dei blocchi all'interno di tutti i livelli di Smash. Adattare un roster così vasto ad una feature inedita deve essere stato un lavoro titanico ed era quasi scontato sarebbero emerse piccole imprecisioni dopo alcuni giorni di testing da parte della community. E così è stato. Molti utenti infatti sono incappati in un bug dove il personaggio si ritrovava ad attraversare il terreno dopo aver colpito i blocchi creati da Steve. Certo, si tratta di una situazione che ha bisogno di parametri precisi per essere replicata e non sembra neanche funzionare con tutti i lottatori, ma rimane comunque un bug che andava assolutamente eliminato dal codice di gioco. Come è possibile leggere dalle patch notes dell'ultimo aggiornamento, ovvero l'update 9.0.1, il focus principale degli sviluppatori è stato proprio quello di risolvere questa casistica insieme ad altri glitch e bug introdotti sempre da Steve. Insomma, si è trattato di un bilanciamento di fino pensato per correggere errori più o meno grossolani, ma c'è anche un altro elemento ad essere stato modificato, cercando di far finta di niente. E poracci, preparatevi perché questa storia ha dell'assurdo. Sostanzialmente, in una delle scene di vittoria di Steve, il personaggio di Minecraft festeggiava mangiando un iconico pezzo di carne, e fino a qui niente di strano, anzi, anche caratteristico. Ma poi abbassava le braccia assumendo una posa plastica. Ah, beh, che dire, come commentare questa scena? Il pezzo di carne è un pezzo di carne a tutti gli effetti e veramente non riesco a concepire come sia stato possibile che una cosa del genere sia stata approvata per finire all'interno del gioco. Si tratta di un inside joke? Di una svista? Un equivoco non intenzionale? Sul serio, mi risulta difficile credere che nessuno si sia accorto dell'evidente rimando sessuale in fase di testing. Posso capire bug e glitch di minore entità, ma come ha fatto a passare inosservata una posa così allegra? Fatto sta che probabilmente non avremo mai la risposta, visto che Nintendo ha adottato l'unica strategia sensata in queste situazioni. Ha fatto sparire la scena incriminata facendo finta di niente. La victory pose è ancora presente all'interno del gioco, ma stranamente il pezzo di carne, dopo essere stato sgranocchiato, sparisce dalle mani di Steve. Grazie a Dio, aggiungerei. Mentre spero di togliermi dalla testa una delle scene più raccapriccianti degli ultimi 20 anni, oltre a chiedermi perché Nintendo, perché hai fatto una cosa del genere, sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo fattaccio, come sia stato possibile, se ve ne eravate accorti e se riuscirete ancora a giocare a Minecraft e Smash in spensieratezza, perché credo che certe cose non se ne vadano via tanto facilmente. Come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Censura, Michele e Steve, ciao! Vittoria per Steve!